Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacialsphere e in questo video extra, incentrato come al solito sul leggendario, andremo a catturare Deoxys, come avete già letto dal titolo. Bene, per fare ciò dovete aver battuto Annabelle nella Battle Frontier e quindi vi faccio vedere appunto con volo dove siamo. Dovete andare a Viridian City per poi muovervi di nuovo verso la Battle Tower qui sotto, prima di andare poi alla Battle Pyramid, che sarebbe l'ultimo luogo che ci manca ancora da fare. Prima di andare lì però andiamo a prendere Deoxys. Dovete andare di nuovo qui sul percorso 26, quindi senza ulteriori indugi andiamoci. E nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace, anzi, oltre a lasciare un bel mi piace, andiamo a prenderci il Pokémon per le strategie contro leggendari, eh? Perché non so quanto Deoxys possa essere forte, quindi per non correre rischi andiamo qua. Ci prendiamo il nostro bel Pidgeot con Turbo Sabbia e lasciamo giù Snorlax, che serve a poco. Poi, beh, direi che possa andare bene così. Volendo ci possiamo prendere Lapras per sicurezza, lasciando giù Sceptile, che non penso possa essere troppo utile. Ok, e andiamo a prendere Deoxys. Come primo Pokémon manderemo Pikachu per paralizzarlo subito con Nuzzle. E vediamo quanto sarà difficile catturare questo Deoxys. Vi dicevo, per l'appunto, nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie e se gradite il fatto che faccio anche questi extra ogni tanto per farvi vedere dove sono i leggendari. Leggendari che magari potreste perdervi perché durante la storia principale nessuno vi dice che sono lì. Commentate, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Deoxys e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Magari ditemi anche qual è la forma di Deoxys che preferite. Se non sbaglio ci sono attacco, difesa e normale, quindi ditemi voi. Ed Deoxys, eccolo qui, guardatelo qui, fiero. Proviamo a catturarlo, ovviamente saliamo sempre davanti ai leggendari, ecco fatto. Vai. Vediamo che forma è. Ok, forma normale, Deoxys. A pressione, va bene. Noi usiamo subito Nuzzle, lui è a livello 50, intanto lo paralizziamo. A Zenith Bat, va bene. Andiamo ancora di Nuzzle, dovremmo mandarlo a vita rossa, perfetto. Zenith Bat ci fa malissimo. Ora, Deoxys è molto veloce, quindi di nuovo le Fast Ball sono molto utili. Proviamo con la Fast Ball, quindi. Le Fast Ball sono state utili per Celebi, Jirachi, ed ora lo sono anche per Deoxys. Niente, il nostro Pikachu già ci saluta. A questo punto, dato che con il suo Zenith Bat può farci fuori un botto di Pokémon della squadra, iniziamo a fargli calare la precisione, che dite? Prima di andare con altre Pokéball. Andiamo di Sand Attack. Ecco fatto, inizia ad essere paralizzato. Snatch. Cosa ha fatto esattamente? Beh, intanto prenditi altri due cali di precisione. Prenditi anche il quarto. E inizia a fallire. Pirla. Prenditi il quinto. Psycho Shift mi ha passato la paralisi, va bene. Ah, me l'ha passata proprio. Ok, prenditi un altro Sand Attack. E a questo punto andiamo a provare a catturarlo. Non ha più la paralisi, purtroppo. E beh, proviamo a catturarlo comunque. Fast Ball, vai. Forse con la paralisi... No, penso che si basi sul valore base della velocità, non sul valore in battaglia della velocità della Fast Ball, perché altrimenti con la paralisi avremmo tipo dimezzato la nostra probabilità di cattura dimezzandogli la velocità. Però in teoria no. Ok, in teoria dovrebbe basarsi sul valore base della velocità del Pokémon, non sui drop o gli aumenti di velocità nella battaglia. Vediamo. Dai, porco cane, di pochissimo. Zenith Bat va bene. Ormai missa sempre. L'unica cosa che non ha mancato è quel shift di merda che ci ha passato la paralisi. Eccolo qua, Psycho Shift. Sì, sì, usalo, usalo, va. Mi raccomando, usalo bene. Azz. Dai, forza. Vediamo se riusciamo a prenderlo questo Deoxys. Beh, non è paralizzato, questo d'altronde fa tanto, non essere paralizzato. Però d'altronde con Psycho Shift lui continuerebbe a passarci la paralisi. Dovremmo avere un Pokémon che riesce a paralizzare senza far danno. Perché Pikachu giustamente ha Nuzzle che però fa danno. Quindi si prende il danno, si prende comunque troppo danno, Deoxys e muore. Allora,
Andiamo a questo punto di Timer Ball. È giunto il momento di andare di Timer Ball. Sono passati talmente tanti turni che le Timer Ball dovrebbero funzionare meglio. E niente, invece esce subito. Infame di un Deoxys. Poi ci sta mettendo comunque un po', Rispetto agli altri leggendari, vi ricordo che Celebi l'ho preso al primo colpo. Oh, brava. Seconda Timer Ball presa. Meglio preso. Abbiamo preso Deoxys. Si prende punti esperienza Pidgeot, bene. DNA from Space Virus mutated and became a Pokémon. It appears over Aurora Sarcin. Attenzione, Il DNA di un virus spaziale si è tramutato in un Pokémon. E appare dove è possibile vedere le aurore. Che immagino intenda le aurore boreali. Ok, Deoxys, ti abbiamo preso. A questo punto possiamo tornare al centro Pokémon. Ecco qua. Passando attraverso il percorso 22. E andare a dare un'occhiata a questo bel Deoxys. E eccoci qui. Tac. Vai, curiamoci velocemente Pokémon. Riprendiamoci la squadra giusta, diciamo. Ecco qui. Andiamo a prendere Deoxys e a metterlo al suo posto. Altro leggendario preso. Allora, Deoxys penso vada qui. O forse qui. No, qui c'è Rayquaza, quindi penso vada proprio qui. Se è il numero 386, sì, quindi vai qui. Perfetto, 7, 8, 9 e 90. Abbiamo praticamente quasi tutti i leggendari di Hoenn, tranne i tre regi e Rayquaza. Ci mancano loro. I tre regi vi anticipo che potremo prenderli molto presto nel gioco. Tra pochissimo potremo prenderli. Mentre qui abbiamo l'uovo della pensione. Andiamo a vedere se è stato fatto l'uovo dell'altro fossile. Già che ci siamo. No, non voglio. Beh, salviamo, va bene, non è un problema. Però non era mia intenzione farlo. Andiamo invece con volo. Qui a Celestopoli, dove c'è la pensione Pokémon. Ecco qua. Perché dato questo episodio volevo incentrarlo solo su Deoxys e sulla sua cattura. Per non andare a sporcare poi l'episodio dedicato alla Battle Pyramid. Non ci sono ancora le uova, niente, quindi non facciamo questa cosa. Andiamo semplicemente via, ritorniamo qui a Pulveopoli, perché è qui che ci sarà la Battle Pyramid, quindi prepariamoci già qui. E a questo punto però questo video corto su Deoxys finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!